incontro si inserisce su un progetto della Regione Lazio che ha dedicato questa settimana, richiedendo l'intervento di diversi istituti culturali, a una, come dire, informativa sull'Europa. Ed è per questo che noi abbiamo scelto questo tema che riguarda le migrazioni, e quindi cercheremo di dare un quadro, io cercherò di dare un quadro generale della normativa nei limiti in cui esiste a livello internazionale, europeo e nazionale. Poi seguirà invece una relazione sull'uso che i giudici fanno di queste norme, talvolta difficili perché non sempre coerenti fra loro e coerenti con i principi costituzionali o i principi e le norme internazionali. E infine Franco Ippolito ci dirà come stanno le cose, ci ricorderà come stanno le cose nei fatti, al di là dei principi e delle norme, che anch'essi peraltro non sono molto, molto solide nel tema delle immigrazioni. Penso che si possa senz'altro affermare che fanno parte della tradizione della nostra civiltà mediterranea ed europea sia la protezione del perseguitato sia l'accoglienza dello straniero. Ne abbiamo testimonianza fino dai poemi omerici e dalle tragedie greche. Ed è anche una tradizione che ha esistito nei secoli, anche se spesso è stata violata, però non è stata tradotta in norme giuridiche fino a tempi molto recenti. Sebbene già nel 500 il domenicano spagnolo Francisco de Vitoria affermasse il diritto dei conquistadores spagnoli a evangelizzare, a commerciare e a diventare cittadini dei paesi da loro raggiunti e occupati. Ma è rimasto un diritto dei conquistatori. È soltanto nella seconda metà del secolo scorso, dopo gli orrori della guerra, la scoperta delle dimensioni dell'Olocausto. Non funziona il microfono. Non funziona il microfono? No, funziona. Ecco, grazie. E quella che è stata chiamata la rivoluzione dei diritti umani. E allora che si cerca da un lato di rifondare il diritto internazionale fondato sulla istituzione delle Nazioni Unite, che è risale al 1945, e l'approvazione della sua carta, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948. E dall'altro si tenta di superare l'idea della onnipotenza del legislatore statale, fondando quindi il moderno costituzionalismo, che poi cerca di affermarsi progressivamente anche a livello sovranazionale. È così che possiamo leggere nell'articolo 13, secondo comma della Dichiarazione Universale, che ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. E all'articolo 14, primo comma, ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Si afferma quindi il diritto di emigrare, ma non anche quello di immigrare, e si afferma un generico diritto di asilo. Ora, questa seconda questione, quello del diritto d'asilo, saranno state date diverse soluzioni, in primo luogo a livello internazionale con la Convenzione di Ginevra sullo Statuto dei Rifugiati del 1951, sia anche a livello europeo e sia anche nell'ambito dei diversi paesi. E qui va ricordato l'amplissima previsione del nostro articolo 10, terzo comma della Costituzione, secondo cui lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. È una previsione che è rimasta a lungo inattuata, a parte la ratifica avvenuta nel 1954 della Convenzione di Ginevra, fino alle parziali attuazioni della legge Martelli del 1990 e della Convenzione di Dublino, tuttora in vigore, dello stesso anno. Seguiranno poi le successive normative negli anni 2000, in gran parte conseguenti alle direttive europee,
e da ultimo però modificate in senso restrittivo, quando non apertamente violate, dalle disposizioni dell'attuale governo. Ma qui noi non ci occupiamo di asilo, ci occupiamo di migrazioni, e una soluzione al problema dell'immigrazione non è stata ancora trovata dal diritto. A livello internazionale non esiste una normativa generale sull'immigrazione, ma solo una congerie di fonti che riguardano essenzialmente il divieto di discriminazione, più in generale la protezione dei diritti umani. Vi sono poi una convenzione dell'ONU sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia, che però non è stata ratificata né dall'Italia né dalla maggior parte dei paesi occidentali, e due convenzioni sempre dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che risalgono al 49 e al 75, ratificate dall'Italia dell'81, che riguardano sempre il lavoro. E vi sono poi due protocolli aggiunti alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, uno che riguarda la prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolare modo donne e bambini, entrato in vigore nel 2003, e l'altro contro il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, entrato in vigore nel 2004. In realtà, grande importanza hanno assunto in anni recenti in questo settore, cioè in relazione al gran numero di richiedenti asilo e di migranti provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa, che cercano di attraversare il Mediterraneo, le leggi del mare, contenute non solo nel nostro codice della navigazione, ma soprattutto nelle convenzioni internazionali che impongono l'obbligo di garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco in un luogo sicuro di chi si trovi in mare in situazioni di pericolo. Qui le convenzioni sono molte, da notare che la prima convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare è stata sottoscritta a Londra nel 1914, dopo il disastro del Titanic. Altre ce ne sono che prevedono più dettagliatamente la ricerca, il salvataggio marittimo, eccetera. Da ultimo, e come è noto perché è cronaca recente, nella conferenza di Marrakesh del 10-11 dicembre del 2018 è stato ufficialmente adottato il Patto Globale sulle Migrazioni, promosso dall'ONU con la dichiarazione di New York del 2016, in relazione con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Qui, ferma restando la sovranità nazionale di ciascuno Stato nella definizione delle proprie politiche migratorie, si individuano però obiettivi comuni nell'ottica di un'equa condivisione delle responsabilità. Obiettivi che riguardano la tutela dei migranti, cioè la tutela della vita umana, la riduzione della vulnerabilità, la stigmatizzazione delle discriminazioni, eccetera. La trasmissione di informazioni riguardanti la mobilità, la prevenzione e il contrasto della tratta e del traffico di esseri umani, il contrasto anche all'immigrazione irregolare e la gestione integrata delle frontiere esterne, oltre ad azioni tese a favorire lo sviluppo nei paesi di origine. Ora, si tratta evidentemente di un documento che possiamo definire di soft law, come si usa dire, nel senso che non ci sono prescrizioni immediatamente vincolanti. È un testo di definizione di un quadro di riferimento a livello mondiale che resta però utile per sollecitare nuove normative o anche a indirizzare l'interpretazione delle norme vigenti. La sua elaborazione ha richiesto negoziati ai quali hanno partecipato sia l'Unione Europea sia gli Stati membri dell'Unione, e la loro volontà è stata espressa all'unisono dalla delegazione europea alle Nazioni Unite, salvo una posizione discordante dell'Ungheria perché si era rifiutata di ottemperare alle decisioni assunte dal Consiglio dell'Unione Europea nel 2015 sui ricollocamenti obbligatori in favore di Italia e di Grecia dei migranti. Ha quindi sorpreso negativamente, dopo il voto a favore del patto di tutti gli Stati dell'Unione, il rifiuto di partecipare alla conferenza di Marrakesh
del governo italiano e dei governi di Austria, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. E questa, per cenni sommari, è la situazione normativa internazionale. Quanto all'Europa e all'Unione Europea, la migrazione verso l'Europa e al suo interno è disciplinata da un corpus di norme composto da diritto nazionale, diritto dell'Unione Europea, in particolare la sua Carta dei diritti fondamentali, la Convenzione Europea per la salvaguardia delle libertà fondamentali e dei diritti umani, la Carta sociale europea e altri obblighi internazionali assunti dagli Stati. Negli ordinamenti nazionali si sono quindi formati diversi complessi di norme in questa materia. Il lavoratore migrante può essere quindi oggetto di differenti trattamenti giuridici, sia rispetto alla normativa sull'immigrazione, sia rispetto alle norme sull'acquisizione della cittadinanza, sia riguardo ai permessi di lavoro, i servizi sociali, la previdenza, eccetera. Ora, la Convenzione europea sui diritti umani del 1950, che è, come è noto, vincola non solo gli Stati appartenenti all'Unione europea, ma tutti i 47 Stati che l'hanno sottoscritta, significa dettare delle norme obbliganti sul rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona, indipendentemente quindi dalla sua cittadinanza o provenienza, vietando perciò qualsiasi forma di discriminazione. E poi c'è un protocollo numero 7 che stabilisce precise garanzie procedurali contro le illegittime espulsioni di stranieri. E in effetti ci sono molte sentenze della Corte europea dei diritti umani in questa materia che condannano gli Stati perché non assicurano sufficienti garanzie di tutela giurisdizionale ai migranti che vengono espulsi o persone estradate in situazioni di pericolo. Abbiamo visto la recente sentenza della Corte di Giustizia che l'altro giorno ha ribadito esattamente che nessuno può essere espulso e rimpatriato nel suo paese se rischia la vita, rischia torture, ancorché sia uno che ha commesso dei reati. Se ha commesso dei reati verrà sottoposto alle sanzioni del paese, ma non può essere rimandato in un paese in cui rischia la pena di morte, in cui rischia tortura. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è vincolante dal dicembre del 2009, oltre ad affermare l'obbligo del rispetto dei diritti fondamentali, e qui sono compresi anche i diritti sociali, di ogni individuo, e a ribadire il divieto di discriminazione sotto qualsiasi profilo, afferma, oltre al diritto all'asilo come garantito dalle convenzioni internazionali, il divieto di espulsioni collettive, il divieto di estradizione quando esiste il rischio di pena di morte, tortura o trattamenti degradanti, come appunto riaffermato recentemente. Quanto all'Unione Europea, i trattati vigenti prevedono che venga garantita l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne all'Unione Europea, e insieme invece il controllo delle persone, la sorveglianza efficace nell'attraversamento delle frontiere esterne all'Unione Europea, che venga adottata una politica comune dell'immigrazione per assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi, la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta di esseri umani. Venga sviluppata una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, e che tutte queste politiche siano governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità fra gli Stati membri. Non molte di queste norme, queste sì, vincolanti teoricamente, ma difficili da far applicare coattivamente, sono state attuate. Sebbene siano state emanate però numerose direttive riguardanti gli immigrati, una del 2003 sui lungo soggiornanti, sul ricongiungimento familiare,
sui lavoratori altamente qualificati, sulle sanzioni ai datori di lavoro che impiegano stranieri irregolari e ancora un procedimento unico per il permesso di soggiorno e di lavoro. Tuttavia nessuna politica comune dell'immigrazione, per la verità neppure dell'asilo completamente, nessuna politica comune dell'immigrazione che sia ispirata alla solidarietà prescritta dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea è mai stata adottata. E questo nonostante le proposte formulate dalla Commissione Europea, le risoluzioni adottate dal Parlamento Europeo, perché non c'è stato l'accordo dei governi degli Stati membri, che a questo punto è imprescindibile. Quanto alla situazione italiana, in Italia la normativa in materia di immigrazione è abbastanza recente, anch'essa. Fino agli anni Ottanta il fenomeno è stato sottovalutato e anche successivamente non è mai stato affrontato sulla base di una visione politica ideale complessiva del rapporto del nostro paese con gli stranieri che vi entravano per restarvi. Come viceversa è avvenuto, secondo diverse filosofie e con alterni risultati, che però avevano una loro coerenza sistematica in paesi di più antica immigrazione, come la Gran Bretagna, la Francia, la Germania. Ciascuno aveva una sua modalità di impostare questo problema dell'immigrazione. La nostra legislazione si è invece sviluppata in maniera abbastanza caotica, anche a causa dei differenti orientamenti dei governi in carica, e sotto il prevalente profilo emergenziale dell'ordine pubblico, con l'apprezzabile eccezione del testo unico del 1998, la cosiddetta legge turco-napolitano, che prevedeva un sistema di quote d'ingresso, un rafforzamento dei diritti dello straniero anche quanto alla possibilità del ricongiungimento familiare. Aspetti questi radicalmente mutati dalla successiva legge del 2002, la cosiddetta legge Bossi-Fini, in un'ottica esclusivamente securitaria, che inasprima fra l'altro le procedure di allontanamento, poi dichiarate parzialmente illegittime dalla Corte Costituzionale nel 2004. Durante il secondo governo Prodi, negli anni 2006-2008, la legislazione italiana ha subito importanti modifiche per recepire le direttive europee che nel frattempo erano state emanate. E poi con il quarto governo Berlusconi, negli anni 2008-2011, è stato di nuovo il turno di una politica fortemente restrittiva, culminata con la legge del 2009, che introduce fra l'altro il reato di ingresso e soggiorno illegale, oltre a prevedere la possibilità di trattenere gli immigrati nei centri di identificazione e di espulsione fino a 180 giorni, l'obbligo di versare un contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, eccetera. Successivamente nel 2011 e nel 2012 si è data attuazione ad altre direttive europee, mentre il governo non ha mai dato attuazione alla legge delega approvata dal Parlamento il 2 aprile del 2014 per la depenalizzazione dell'ingresso e del soggiorno irregolari, cioè di un reato inutile e dannoso che non fa che ingolfare senza senso i già oberati uffici giudiziari. E il resto è cronaca di questi giorni. Abbiamo il decreto sicurezza del novembre scorso che taglia il contributo all'accoglienza, il che vuol dire che si pensa che l'accoglienza sia soltanto probabilmente un pasto e un letto e non quell'insieme di attività che in varie parti del nostro paese sono state attuate, una gran parte da organizzazioni volontarie, ma in questo modo perdono il lavoro anche, si è calcolato circa 18.000 persone fra medici, infermieri, mediatori culturali, insegnanti, psicologi, avvocati, giovani cooperanti. Questo decreto cancella i permessi di soggiorno umanitari che consentono la protezione, consentivano la protezione sociale, in particolare della salute, trasformando i rifugiati in immigrati illegali, cioè clandestini. Aumenta la detenzione amministrativa, eccetera. Revoca la protezione umanitaria a chi commette reati e riduce l'accoglienza gestita dai comuni, che rimane in vigore, mi pare, soltanto per i minori non accompagnati.
Per concludere vorrei ricordare che in questa sede noi ci siamo spesso occupati dei temi che riguardano le politiche europee dell'immigrazione e dell'asilo. Da un lato la violazione dei diritti umani e delle persone migranti sono state pubblicamente documentate e censurate nel corso delle sessioni del Tribunale Permanente dei Popoli che si sono svolte dal dicembre del 2017 al novembre del 2018 a Palermo, Parigi, Barcellona, Londra. Poi specifici seminari hanno analizzato le provenienze dei migranti, le ragioni che li spingono a partire, come viaggiano, guardando anche al retroterra e all'intreccio di cause che spingono le persone, anche gruppi in difficoltà, a lasciare i paesi di provenienza. E per altro verso, con le riflessioni che abbiamo pubblicato nei volumi La cooperazione allo sviluppo dell'Unione Europea e dell'Italia, il caso dell'Africa, abbiamo analizzato le politiche attuali e individuato proposte concrete per cominciare ad affrontare a livello europeo i problemi più urgenti. Faccio un esempio. Nel volume Per una credibile politica europea dell'immigrazione e dell'asilo abbiamo osservato che la maggiore difficoltà che oggi si incontra per l'adozione di una comune politica europea in questo settore sta nel fatto che non vi è una vera competenza dell'Unione Europea in questa materia, perché le decisioni in materia di immigrazione, di politica di immigrazione, richiedono l'unanimità dei governi. Ora, abbiamo pensato che aspettiamo per la verità che i cittadini europei prendano coscienza che non si può addebitare all'Europa la colpa di non governare in modo equo l'immigrazione, come d'altra parte succede con l'economia, la politica estera, la difesa, quando non c'è un potere sovranazionale e questi temi sono lasciati agli accordi dei governi. E sarebbe auspicabile che si decida di affidare all'Unione, in particolare al Parlamento europeo, i poteri necessari per decidere le politiche che si definiscono comuni. Tuttavia, anche in questa attuale situazione, sarebbe estremamente utile prevedere quantomeno che, ferma la libertà di ogni Stato membro di stabilire la quantità e la qualità di immigrati da accogliere, cioè i famosi decreti flussi, ciascuno stabilisce il suo decreto flusso, ma poi almeno si gestisca insieme, come prevedono i trattati, attraverso la Commissione europea, in modo che si offre ai paesi di origine un quadro molto ampio delle necessità dell'intera Unione europea e questo può agevolare attraverso i contatti con i paesi di provenienza, attraverso le rappresentanze che la stessa Unione Europea ha, le rappresentanze diplomatiche nei diversi paesi, si possa dimostrare che esistono le possibilità di ingresso legale, di ingresso corretto, e sono anche molteplici perché l'intera Unione Europea ha bisogno di molti immigrati. Quindi se si gestisse insieme almeno i flussi, così come dice l'articolo 79 del trattato, che prevede testualmente che venga adottata una politica comune dell'immigrazione per assicurare la gestione efficace dei flussi migratori. Quindi si consentirebbe in questo modo, attraverso un insieme coordinato di iniziative, l'istituzione di concreti canali di immigrazione regolare che ridurrebbero significativamente anche i drammatici tentativi di immigrazione irregolare che tuttora mettono a rischio la vita di molte persone. Il quadro è complicato, ma ho cercato di sintetizzarlo per quanto possibile. E adesso lasciamo il quadro generale per entrare a come si può gestire da parte dei giudici questa complicatissima materia.